Anche se da qualche mese non partecipa più a Uomini e Donne, Angela Diorio continua a far discutere. Infatti, quanto affermato sulla trasmissione, e su Maria De Filippi in un'intervista rilasciata di recente al sito Datasistemi sta facendo il giro del web. La napoletana, oltre a puntare il dito contro Gianni Sperti per le copiose critiche che ha riversato su di lei, se l'è presa, anche con la padrona di casa Rea, a suo parere, di trattare tutti i protagonisti del suo programma con estrema freddezza. Per tanto tempo è stata una delle protagoniste più bersagliate di Uomini e Donne, ma oggi Angela Diorio è finita al centro del gossip per alcune dichiarazioni molto forti che ha rilasciato sul dating show di Canale 5 e sulla sua amatissima padrona di casa. Intervistata sulla sua recente esperienza al programma Mediaset, l'ex dama del trono Over non ha avuto remore nel dirsi delusa dal trattamento che le è stato riservato fino a qualche mese fa. Punto dopo essere stata presa di mira da Gianni Sperti sulla sua presunta ricerca di un compagno benestante, la napoletana ha deciso di abbandonare la trasmissione perché stufa dei continui attacchi ai quali veniva sottoposta ad ogni registrazione. Avevo chiesto una tranquillità economica, ha affermato la signora partenopea, un uomo con una pensione di 1.200-1.300 euro, una cosa normale. Invece Gianni Sperti, MDR, mi attaccava sempre. Tina qualche volta mi faceva ridere per le gag, altre volte anche lei mi derideva. Poi continua. Questo di trovare una tranquillità economica era ed è un mio sogno. Perché me l'hanno voluto interrompere? La donna, in un secondo momento, si è soffermata su Maria De Filippi, spiegando: lo dicevo alla redazione, ma sono antipatica a Maria, ce l'ho sempre avuta contro. Io piangevo e loro ridevano. Maria la stimavo così tanto come donna, la vedevo alla nostra portata, seduta sulle scale con i jeans e invece no. Punto proseguendo nelle sue affermazioni, la Diorio ha usato parole molto forti nel descrivere la padrona di casa di UED. È molto fredda, è molto distaccata, non possiamo toccarla né salutarla, dobbiamo alzare la mano durante la puntata se vogliamo parlare. La Diorio ha anche svelato che una volta ha chiesto alla De Filippi se si potevano salutare con un bacio, ma quest'ultima le avrebbe risposto: no, la prossima volta. L'ex protagonista del Trono Over non si è risparmiata nel criticare l'atteggiamento tenuto da molti membri del cast fisso nei suoi confronti, solo perché aveva chiesto di poter conoscere un signore che le desse una certa stabilità anche sotto l'aspetto economico. La più grande delusione è stata Maria De Filippi, ha evidenziato senza mezzi termini: sono molto arrabbiata per il messaggio che hanno fatto passare e per essere stata derisa. Il messaggio è stato pessimo.